Stavo notando che dietro sembra io abbia due corna, in realtà è un ulivo bellissimo e che ho trovato, che mi è sembrato il posto giusto per questo video. Allora, vi capita mai di non avere assolutamente voglia di fare attività fisica, quindi di uscire, di correre, ma nemmeno di saltare la corda, di fare le scale di casa? A me capita e anche non raramente. E quando arrivano queste giornate, diciamo no, mi vengono naturali dei meccanismi che mi dovrebbero spingere ad uscire. Tre motivazioni. La prima motivazione di solito è se esci e fai mezz'oretta di passeggiata, al tuo ritorno ti pesi, probabilmente mezzo chilo l'hai perso. La seconda motivazione è ieri sera hai bevuto una birra in più, adesso lo sai che quelle sono calorie, quindi uscire ti farà solo che bene bruciare quelle calorie. La terza motivazione invece è parti in anticipo e stasera vuoi bere una birra, quindi se bruci calorie adesso, questa sera vai serena. La quarta motivazione invece, che è quella che è efficace al 100% e colpisce il segno assicurato, è quella se esci e hai un'ora di tempo, hai un'ora di tempo per ascoltare della buona musica, quindi la musica che ti piace. Questa per me è una motivazione validissima perché non ho tempo di ascoltare della musica, ci sono poche occasioni, quindi uscire mi facilita questa cosa, questo hobby, questa passione. E qual è la musica che ti fa venire voglia di correre, di uscire? È semplicemente la musica che mi emoziona, secondo me che ci emoziona, che in qualche momento ci aiuta ad alzare il ritmo, quindi a dare di più, ad aumentare il battito cardiaco, in altri momenti a respirare, ad andare più con calma o magari fare degli esercizi fisici, fare degli addominali, fare degli squat. Quindi è una musica che ovviamente ha degli alti, dei bassi, anche ritmici. Personalmente sono una fan di Radio DJ, seguo il programma di Linus e Licola dalle 10 a mezzogiorno, quindi ascolto la musica che va in radio adesso, ed è una musica molto moderna, attuale, giovane, e alterno quella musica lì invece ad altri autori un po' più datati, che ne so, George Michael Jackson, ma insomma un po' di tutto. Quello che faccio tecnicamente è andare sul sito di Radio DJ. Lì cercare di ricordare nomi e canzoni in inglese degli autori che mi sono piaciute magari in radio, ascoltarne qualcuno e andare su juicemp3.com e fare il download della canzone. Sono sicura che ci sono delle applicazioni che rendono tutto questo ancora più facile e fruibile in pochissimo tempo. Io mi diverto a perdere tempo in questo modo, poi una volta che scarico le canzoni sul PC con il cavetto del cellulare me le salvo sul cellulare. E ecco, io credo che questa sia la prima motivazione in realtà che mi spinge ad uscire ed è valida, come funziona, quindi provate e buona passeggiata.